Buonasera a mister Nello Gambi, tecnico della Triese. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao Nello, ed allora la tua squadra continua questo periodo nero perché c'è questa nuova sconfitta, fanno 5 di fila. Un attimo fa abbiamo sentito mister Aquilino, il quale ha detto comunque la Triese ha fatto una grande prestazione. Che cosa sta succedendo, visto che comunque i risultati purtroppo non arrivano più? Ma intanto ricambio i complimenti al Gallico perché è una squadra, una buona squadra. Oggi è stata onestamente una bella gara. Mi potrete prendere per pazzo, ma oggi sono, diciamo, tra virgolette, contento perché ho ritrovato la mia squadra. C'è stata una grande prestazione, soprattutto nel primo tempo, siamo andati in vantaggio, poi gli episodi ci hanno condizionato. Leggevo prima fatti di Paola dove credo che la Stilese si sia quasi ritirata per qualche torto arbitrale. Sì, è andata così, poi più tardi potrai sentire anche l'intervista del direttore Origlia. Ok, leggo questa cosa qui e dico che oggi purtroppo per l'ennesima volta ci sono degli arbitri che non dico non sono bravi, ma non sono all'altezza dei sacrifici che fanno le società, fanno questo. Ripeto, sono contento perché ho ritrovato la mia squadra, c'è stata una grande prestazione. Certo, c'è stato un risultato di 3-1, ma il terzo gol è stato preso nei minuti di recupero, però la squadra è stata viva fino alla fine. Potevamo pareggiare più volte, però è andata così, va bene così. Nello, ti chiedo, adesso arrivano due partite che potrebbero andare a determinare la disputa o meno dei playoff, perché avete in successione San Michel e Capo Vaticano. Ecco, sono quelle situazioni dove comunque esce fuori la motivazione, diciamo, ecco, questa cosa di essere arbitri e la disputa o meno dei playoff può essere un'ulteriore spinta per tornare a fare bene, diciamo. Assolutamente sì, assolutamente sì. E mi fa piacere che mi hai fatto questo tipo di osservazione o domanda, perché ci tengo a precisare che la Triese non dà niente a nessuno. Nel senso che sento tante chiacchiere in queste ultime partite, la Triese si giocherà tutte le partite fino alla morte per cercare di raggiungere i 3 punti. Arbitro o meno dei playoff non lo so, però noi ci giocheremo le partite come ce le siamo giocate con tutte le altre squadre, perché dobbiamo rispettare la nostra società e la città che rappresentiamo ogni domenica. Quindi noi ci giocheremo le nostre oneste partite e contro tutti. E lasciamo stare tutte queste dite che ci sono in giro, perché sono chiacchiere da bar purtroppo. Io come la mia società cerchiamo di fare calcio, tutto il resto è chiacchiere da bar. No, ma anche perché nel corso di queste settimane, quando diciamo si è capito che in qualche modo l'obiettivo non era più raggiungibile, tutte le persone della Triese interpellate, sentiamo te, sentiamo il presidente, il direttore De Giorgio, principalmente voi tre siete gli interlocutori, comunque hanno anche parlato in maniera chiara della valutazione di quello che dovrà essere fatto per il prossimo anno, e quindi è chiaro che bisogna fare partite vere per capire chi può essere utile o meno utile alla causa. Assolutamente sì, noi dobbiamo sempre dimostrare, io come allenatore e i miei giocatori sempre come calciatori devono dimostrare, c'è una società che ci valuta e quindi, ma ripeto, al di là di questo noi dobbiamo rispettare la gente che viene a seguirci sia in casa che fuori casa, quindi le partite, ma come è giusto che sia, saranno sempre giocate nel migliore dei modi e al massimo delle nostre possibilità, poi come dico sempre è il campo che dà il giudizio finale, ma sicuramente ci giocheremo sempre le nostre partite. Bene così Nello, grazie per la tua disponibilità, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a Nello Gambi.